raccontare la resistenza. Anche quest'anno vorrei raccontarla con le storie dei nostri partigiani, legate insieme alle storie dei partigiani curdi che ho avuto qualche anno fa la gioia, il privilegio di incontrare nella pianura desertica irachena, dove sono andato ad ascoltare le loro storie, che poi ho riscritto in un romanzo, La guerriera dagli occhi verdi. Persone che lottano per ideali universali, di giustizia e di libertà. Ricordo tra le tante storie quel 38enne comandante militare della zona di Mahmur, che è una città nel deserto, che giusto qualche giorno fa è stata bombardata nel silenzio generale dai droni turchi. Tre persone, tre donne che pascolavano le pecore sono rimaste uccise. Ecco, questo ragazzo 38enne che era a fare il partigiano in montagna prevalentemente dall'età di 18 anni, quindi 20 anni di resistenza. Tra le tante cose di cui abbiamo parlato ci sono stati i libri. Il suo libro preferito, diceva, era il Don Chisciotte. Ecco, questo secondo me deve essere il nostro senso della nostra liberazione, essere dei Chisciotte che mirano l'orizzonte. L'orizzonte non lo raggiungeremo mai, ma se non lo avessimo di mira, non daremo senso al nostro cammino e staremo sempre fermi. Ecco, questa canzone che avevo scritto qualche mese prima di quell'incontro si chiamava Noi Chisciotte. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. In un tempo di astuti rapaci, in cui dei son banchiere e mercante, io ritorno a montar ronzinante, e la lancia in resta è la mia libertà, libertà di potersi dire, io ti stringo la mano, anche se l'uomo è un lupo per l'uomo, se non c'è perdono per chi ama di più, non ho mai smesso di lottare contro il mulinar del mare. La sua libertà di macinare vento, incatenare, di spargere tempesta mentre il trono se la ride. Perciò il cielo dei giganti io ritorno ad assaltare. Libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. Quando il cuore ha sostanza, non c'è niente da fare. E un mattino di luglio partì a conquistare. Mi scuoteva la vita il suo eroico furore, e la buona novella Dulcinea è la più bella. Seminare visioni sulla terra come sale, ed affrettare il tempo che qualcosa al tempo viene, che lo schiavo può spezzare con la spada le catene, perché libertà è godere delle rose e avere il pane. Un fuoco d'incendio bisogna immaginare, far luce dove il buio sembra straripare, perciò un Chisciotte torna ad impugnar la lancia con l'altro cavaliere di nome Sancho Pancia. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Solo libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo dipenderò. Che per la libertà, solo per quella noi viviamo. Libertà, essere all'altezza dell'umano. Perché lo so, lo credo, che qualcosa poi accadrà e non scambieremo più il timore per libertà.